Ben ritrovati con l'edicola di Sky TG24, due le notizie che quest'oggi trovano un maggiore spazio nelle prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola. Una riguarda l'economia italiana in netto miglioramento con l'ottimismo del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni che qui negli studi di Sky TG24 ha detto, credo, che la recessione stia per finire, dichiarazioni che poi sono state riprese da tutti i quotidiani, ma di cui parleremo. Tra poco andiamo ad aprire invece con il processo Mediaset e le conseguenze dopo la sentenza di condanna per frode fiscale per Silvio Berlusconi, perché hanno suscitato moltissime polemiche le dichiarazioni che il giudice Antonio Esposito della Corte di Cassazione ha reso al quotidiano Il Mattino, di cui vi abbiamo dato conto. Ieri, proprio a quest'ora, hanno suscitato moltissime polemiche, molto dure, quelle del Popolo della Libertà. E poi la posizione del Quirinale che ha chiesto che cessino su questo caso le interferenze, ha chiesto un momento, uno spazio di riflessione. Andiamo a sentire i dettagli in questi servizi. Finito nella bufera per aver anticipato al quotidiano Il Mattino le motivazioni della sentenza di condanna per Silvio Berlusconi, il presidente della sezione feriale di Cassazione, Antonio Esposito, prima ha tentato di smentire, di aver detto che il Cavaliere è stato condannato perché a conoscenza dei fatti. Poi, di fronte al muro della redazione del Mattino, che ha confermato l'intervista in maniera letterale, ha accusato i giornalisti di aver manipolato il testo. Il risultato però è stato un boomerang perché il direttore del quotidiano non solo ha ribadito la bontà dell'intervista, ma ne ha pubblicato l'audio su internet. Noi non andremo a dire che io non potevo non sapere, no, tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva, tu non potevi non sapere perché Tizio e Sempronio hanno detto che te lo hanno riferito, insomma, e allora è un po' diverso. Un'intervista giudicata gravissima dai legali di Berlusconi, ma che secondo fonti della Cassazione non inficia in alcun modo il processo con cui si è arrivati alla condanna del Cavaliere, anche se proprio il presidente della Suprema Corte, Giorgio Santacroce, bacchetta apertamente il giudice Esposito per le sue esternazioni, intervista inopportuna anche per l'Associazione Nazionale Magistrati, mentre il ministro della Giustizia Cancellieri ha chiesto chiarimenti sull'accaduto e anche il CSM probabilmente si occuperà del caso, visto che i tre membri laici di area PDL hanno chiesto l'apertura di una pratica. Già il PDL è un partito su tutte le furie che non risparmia parole pesantissime sul magistrato, accusato non solo di non aver rispettato i suoi doveri di riservatezza, ma anche per le sue smentite di dire palesemente bugie. Per i capigruppo Brunetta e Schifani si tratta di un infortunio gravissimo che chiarisce ancora una volta la necessità di una riforma della giustizia. Poche le voci che si levano invece dagli altri partiti, dal PD, Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della Camera, parla comunque di un'intervista inopportuna, ma che nulla cambia rispetto alla vicenda processuale. E anche dai 5 Stelle si liquida il gesto del giudice Esposito come superficiale, ma non particolarmente grave. Roberto Tallei, Sky TG24. Le chiamano intrusioni al Quirinale, un modo chiaro ed esplicito per indicare tutte quelle interpretazioni e letture che affidano in un modo o nell'altro a Giorgio Napolitano il ruolo di chiave di volta in una costruzione complicatissima e al tempo stesso fragilissima, quella che il PDL chiama agibilità politica per un Silvio Berlusconi condannato in via definitiva. Le ricostruzioni del colloquio avuto con i capigruppo Schifani e Brunetta irritano il colle più alto di Roma, così il Quirinale fa sapere che si augura non si eserciti su di lui attraverso interpretazioni infondate e commenti intempestivi, una intrusione in una fase di esame e riflessione che richiede il massimo di ponderazione e serenità. Certo, sul ruolo fondamentale del capo dello Stato nessuno nutre dubbi, neanche il Popolo della Libertà, che non a caso sfoggia toni suadenti. Persino Sandro Bondi, che solo qualche giorno fa, dopo aver prefigurato il rischio di una guerra civile davanti alla dura reprimenda del Quirinale, aveva ribattuto che neanche il Colle lo avrebbe zittito, oggi definisce Napolitano unico presidio per l'uscita dalla crisi. In generale gli azzurri si scatenano nel difendere il presidente dall'ennesimo affondo di Beppe Grillo, che al capo dello Stato chiede niente di meno che un passo indietro. Questa volta niente vaffa o accuse pesanti dal leader pentastellato. Napolitano ci ha provato, ma ora che lo voglia o meno è la tesi grillina, è il vero punto di riferimento di un governo di nani. Dunque lascia ad un nuovo presidente che potrebbe decidere di sciogliere le camere o, ipotizza Grillo, che pure formalmente continua a chiudere ogni
porta al PD potrebbe proporre scenari di governo diversi, parole e teorie incomprensibili e inaccettabili per il Partito Democratico che arrivano, accusano, da chi non si è mai assunto alcuna responsabilità di fronte ai problemi degli italiani e continua a scaricare sempre tutto sugli altri. Daria Paoletti, Sky TG24. Allora, iniziamo dal Mattino, il giornale da cui è partita tutta questa polemica legata al giudice Antonio Esposito, che riprende naturalmente la notizia. Berlusconi bufera sul giudice, intervista del Mattino al presidente della Corte, scatena un caso, lui il testo è stato manipolato sul sito, l'audio del colloquio. Il direttore del Mattino mette la firma su uno degli articoli di fondo, Verità amara e dovere di raccontarla. Spiega un po' il direttore del Mattino come siano andate le cose. Per uno spirito di sobrietà abbiamo atteso prima di pubblicare sul sito l'audio contenente la domanda e la risposta che il magistrato ha disconosciuto, sostenendo che era inventata. Ma in serata il dottor Esposito ha diffuso un comunicato in cui sosteneva che il testo è stato oggetto di una gravissima manipolazione, poiché il colloquio riguardava temi generali del tutto estranei alla questione, che la risposta contenente le motivazioni della condanna non sarebbe mai stata pronunciata. Siamo stati così indotti a pubblicare sul sito del Mattino l'audio da cui, espunti alcuni intercalari in dialetto, si ascoltano le seguenti parole: noi non andremo a dire quello che non poteva non sapere, potremmo dire nella motivazione eventualmente tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva. Non è che non potevi non sapere perché eri il capo, perché pure il capo potrebbe non sapere, o no? È sempre una valutazione in fatto, tu non potevi non sapere perché Tizio, Caio o Sempronio hanno detto che tu, che te lo hanno riferito, scusa, allora è un po' diverso. Insomma, vengono riprese le dichiarazioni del giudice Esposito al quotidiano Il Mattino. Andiamo a vedere il Corriere della Sera adesso, l'argomento è sempre lo stesso, tempesta politica sul giudice che ha condannato il Cavaliere, punta invece sull'atteggiamento del Colle e la Repubblica, Berlusconi, lo stop del Quirinale. Andiamo a vedere il giornale adesso, che titola così: il bugiardo, il giudice Esposito, spiega in un'intervista perché ha condannato il Cavaliere e poi nega tutto, ma l'audio lo incastra e la sua scorrettezza finisce al Consiglio Superiore della Magistratura. Scrive Alessandro Sallusti: una sentenza emessa da un uomo di questo genere non dovrebbe avere alcun valore, anzi Esposito andrebbe radiato dalla magistratura per comportamenti indegni. Se la caverà ovviamente perché cane non mangia cane, come di recente, guarda la coincidenza, suo figlio, che di mestiere fa il PM a Milano, è stato assolto dal CSM da una vecchia inchiesta che lo vedeva imputato. Secondo alcuni giuristi ci sarebbero gli estremi per annullare la sentenza. L'Associazione dei Magistrati si è affrettata a dire che è tutto regolare. Già, è regolare affidare la vita degli uomini a giudici scellerati eppure bugiardi. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Quotidiano, come sapete, di orientamento completamente diverso rispetto al giornale. L'apertura è questa: nasce il partitone dell'impunità per salvare il delinquente. Più in basso un riferimento anche al caso del giudice Esposito, più nello specifico tutti contro il giudice Esposito, ha osato dire che Berlusconi è colpevole. Andiamo a leggere anche qualche riga del vice direttore del Fatto Marco Travaglio, che risponde in questo suo articolo a un altro articolo comparso nel Corriere della Sera che porta la firma di Angelo Panebianco. Scrive Travaglio: Panebianco non sa che in tutte le democrazie del mondo, anche quelle che hanno da sempre nel loro ordinamento la riforma da lui auspicata, capita di continuo che uomini politici vengano condannati se frodano il fisco, con l'aggiunta che vengono pure arrestati e un attimo prima cacciati dalla vita politica. Ma soprattutto il nostro esperto di non si sa che ignora la carriera criminale di Berlusconi, che froda il fisco da quando aveva i calzoni corti, e se non fu scoperto all'epoca è perché con i fondi neri corrompeva politici, guardie di finanza e giudici che avrebbero potuto scoperchiare le sue frodi fin dagli anni 70. Chi conosce il curriculum del neo pregiudicato non si stupisce per la condanna dell'altro giorno, ma per il fatto che un tale delinquente matricolato sia rimasto a piede libero fino ad oggi. Processo al giudice è l'apertura di Libero. Sul banco degli imputati finisce il magistrato che ha condannato Berlusconi. Esposito straparla col Mattino e si becca la reprimenda del suo presidente, che lo giudica inopportuno. Questo è il Messaggero. Berlusconi bufera sul giudice, vi faccio vedere anche il Secolo XIX, un titolo di apertura identico. E poi l'Unità: non esistono salvacondotti, di nuovo sull'atteggiamento, sull'interpretazione dell'atteggiamento, la posizione del Quirinale. E poi
Il Tempo, il pasticcio del giudice che ha condannato il Cavaliere, un'altra immagine di Antonio Esposito. Poi Il Foglio, due antagonisti solidali, così il Cavaliere Napolitano lavorano per la stabilità, canali diplomatici sempre aperti tra Castello e Quirinale, si cerca una soluzione politica ma in silenzio. Ultimo giornale a nostra disposizione è Europa, quotidiano del Partito Democratico, Colle, no a pressioni, bufera sulla Cassazione, Esposito, rilasciano in un'intervista Boomerang e il PDL dà fuoco alle polveri, Napolitano, ricostruzioni errate, è una fase di esame.